È con grande piacere che ritorna nostra ospite in collegamento Skype, ma spero al più presto di poterla avere qui dal vivo nei nostri studi, un'esperta di comunicazione in famiglia, imprenditrice, videoblogger, gestisce da oltre 25 anni un asilo nido, lei è Federica Benassi. Ciao, ben trovata, Fede! Ciao mia cara, come state? Stai bene tu? È sempre un piacere essere qua tra di voi e ti assicuro che prima o poi arrivo. Ecco, Vengo, vengo, grazie. vengo con una bella conferenza con i genitori, Ecco, perché ok? dobbiamo parlare di genitori e adolescenti. Questo è il titolo del tuo libro, Il manuale del pronto soccorso, edito dalle Paoline. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Le richieste per averti nuovamente nostra ospite sono state tantissime. Allora, torniamo a parlare del delicato, complicato, ma meraviglioso mondo dei genitori e dei figli adolescenti. E non tu scrivi, Federica, che i tuoi migliori insegnanti sono stati proprio i genitori che hai incontrato nelle tue tante attività, nei tuoi tanti incontri che tieni nelle scuole, negli istituti, convegni, corsi in aula, contatti dal vivo con i genitori. Ecco, quali sono le cose che hai imparato? Ah, tantissimo. A base che io imparo ovunque, perennemente, sono un'assettata di imparaggio, si dice, no, non lo so, però i genitori mi danno tantissimo, mi danno energia, mi danno carica, mi hanno fatto capire tante, tante cose nella relazione tra genitori e figli. Per cui io do a loro, questo loro mi dicono, ma veramente anche loro mi danno tanto. E, questo mondo genitoriale che è veramente faticoso, è anche molto divertente spesso, e vedo come loro, come la famiglia riesce ad affrontare le relazioni, le discussioni svariati nell'arcobaleno della comunicazione, ecco. E io sono grata, sono veramente grata ai genitori, tutte le volte che mi fanno entrare nella loro famiglia. Mi piace tantissimo, sì. Però Federica, posso chiederti se è il caso di fare anche una tirata d'orecchie ai genitori ogni tanto? Dai, te lo permetto oggi, una tirata d'orecchie io la farei. Va bene, ci sono. Allora, molto volentieri, con tanto affetto però. Certo. A volte io rimprovero, pongo questa domanda ai genitori: senti, ma da quant'è che non abbracci tuo figlio? Da quant'è che non vai lì e non dai una grande abbracciatona? Perché spessissimo quando in consulenza arrivano i genitori, mi chiedono una consulenza, ovviamente sono molto preoccupati nella relazione perché ci sono tante problematiche, no? E si perde un po' quella dolcezza, quella calma, quell'affetto, ok? Che finché i figli sono piccoli, quindi parliamo dai 0 ai 6 anni, no? Nella fascia di nido e di materna, è tutto è molto caloroso, è veramente un nido la famiglia, no? Anche se ci sono degli errori, un po' di discussioni, però si finisce sempre col sorriso. Mentre dopo, ecco, nelle famiglie trovo tanta rabbia, ansia, rabbia e un allontanamento. Per cui dico ai genitori, e poi concludo anche un video dicendo appunto, Eila, guarda, c'è tuo figlio, girati, vai a dargli un bacio, anche se è discusso, anche se sei arrabbiato o arrabbiata, accoglilo e dagli una bella abbracciatona. Fatelo, 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 perché veramente è meraviglioso, è calore, affetto e amore. Dedichi anche le ultime due pagine del tuo libro all'abbraccio, no? Che bello un abbraccio, scrivi. Allora, tu Federica, individui nel tuo libro tre tipi di genitore, quattro tipi di mamme e quali e quanti tipi di figli ci sono invece, se ci sono? Oh, uno, nessuno, uno, centomila, uno, nessuno, centomila, uno, ma tantissimi, perché bisogna ragionare secondo le relazioni, ok? Quindi ogni figlio si comporti in modo diverso nei confronti dei genitori, cioè faccio un esempio mio personale, mia figlia con me ha una certa relazione, con mio marito ne ha un'altra, e con il mio figlio, cioè col fratello, un'altra ancora. In più dipende anche dall'età. Ok, quindi quanti figli ci sono? Molteplici, tantissimi, ed è questo il bello,
della relazione, riuscire ad entrare in relazione con tutte le sfaccettature della crescita dei figli. Questo è bellissimo. E mai arrendersi, mai, mai arrendersi. E aggiungerci anche un po' di umorismo. Poi posso chiederti perché ci sono tre tipi di genitori e quattro tipi di mamme? Allora, senti un po', ci sono, è lunghissimo come discorso, però io vorrei sottolineare e non tirare le orecchie, però fare un attimo pensare. Ci sono i genitori elicottero, che sono ultimamente, sono dei genitori molto, molto apprensivi. Sono i genitori che noi in bolognese diciamo stanno addosso ai figli, no? Non lasciano respirare i figli. Sono quelli che anticipano i discorsi dei figli, sono quelli che aprono sempre la strada ai propri figli e impediscono ai figli di commettere degli errori. Quindi di conseguenza crescono dei figli che sono incapaci di affrontare le problematiche che la vita offre, no? Nel percorso della propria strada. E questi genitori, insomma, creano dei disagi, dei problemi. E come i genitori dell'elicottero ce ne sono tante altre sfaccettature, ok? E quello che io ritengo opportuno e mi piace tantissimo quando ho in consulenza la famiglia è che bisogna un attimino lavorare su se stessi. Riuscire a imparare a conoscersi, ok? Una volta che ti conosci e accetti i tuoi errori e capisci dove sbagli, ecco, questo è un grandissimo strumento per se stessi ed è fondamentale per entrare in relazione con i propri figli. Interessante, molto interessante quello che tu dici, Federica. Davvero, io consiglio con il cuore, perché sono figlia anch'io, sono stata figlia adolescente, consiglio proprio ai genitori di prendere questo libro, di immergersi proprio nella lettura del libro di Federica Benassi. E poi vorrei anche ricordare che hai un sito internet, federicabenassi.com, hai una pagina Facebook, hai un canale YouTube e hai un account Instagram, c'è anche la mail, magari insomma, i genitori possono contattarti o perché no invitarti. Non, immagino che tu vada anche in giro, non so se in tutta Italia possono invitarti, però ecco, è una, come dire, sei una figura da tenere presente perché è una comunicazione molto efficace. Concluderei su un argomento che tu tratti anche all'interno del tuo libro, il fatto di risolvere i conflitti. Alcuni suggerimenti, ecco, un prontuario su quando si litiga. Allora, intanto una cosa fondamentale, smettere di urlare. Scusate, non ci voluta molto, perché ovviamente come se sei una mamma o un genitore, vengo spesso rimproverata perché cito spesso le mamme, ma lavorando da tantissimo con la famiglia, tanti anni fa mi chiamava la mamma, no? Erano le mamme che mi telefonavano, adesso ovviamente anche la figura maschile, il papà mi chiama, e per cui genitore. Allora, come un genitore ansioso attacca, distribuisce, trasmette l'ansia ai figli, anche l'urlo. Si urla, non si parla. In famiglia si urla in continuazione. Poi i genitori mi dicono: mio figlio mi urla, urla sempre, solo che sai, non più a 17 anni, si inizia a urlare quando i figli ne hanno 13, 10, 8, ok? Quindi stop, urli e prima deve smettere il genitore. Ok? Come fare? Mi chiedono come fare. Semplice, tappati la bocca. Cioè, non ci vuole molto. Morditi la lingua. Cioè, lavora su di te. Cioè, se vedi che ti. Perché di solito poi siamo noi mamme, no? Che ci smuove qualcosa dentro, no? Ci viene su nervoso, rabbia, stress, tutto quello che abbiamo attorno. E poi tu parte l'urlo, solo che se tu abitui a una comunicazione di urli, il tuo figlio ti urla dietro. Semplice. Questo è fondamentale. Iniziate a smettere di urlare. Sì, i toni di voce più bassi. E quindi accoglienza, sorriso, accogliere, che non vuol dire non dare dei no e che i figli hanno sempre ragione. Qui ci vediamo la terza volta, un'altra volta. Assolutamente, io sono per alcune regole, ok? Però basta, stop urlare. E questo, guarda, aiuta tantissimo. Tanto, tanto, tanto. È un imprinting forte. Fidati.
E allora io approfitto per strapparti, poi magari ci risentiremo nelle prossime settimane per strapparti un terzo invito, ecco, per parlare del tuo libro, questo manuale del pronto soccorso edito dalle Paoline, intitolato Genitori e Adolescenti, firmato da Federica Benassi, che ringrazio di cuore per la disponibilità, per essere stata con noi, perché ci ha dato davvero tantissimi, consigli, e quindi poi vi rimando, amici telespettatori, al sito di Federica, federicabenassi.com, pagina Facebook, YouTube e Instagram. Grazie ancora, grazie per essere stata con noi e alla prossima occasione. Ciao a tutti, ciao mia cara. Ciao!